riguardano un tema importante dal momento in cui si entra nel merito delle risorse e delle esigenze che hanno i nostri concittadini, per cui la richiesta che faccio alla Presidenza è di poter chiedere un approfondimento adeguato e una discussione adeguata, rinviando questo punto a settimana prossima. Grazie. La ringrazio. Allora, su questa proposta di rinvio ad altra seduta del seguito dell'esame delle mozioni concernente le mozioni in materia di trasferimenti di fondi agli enti locali, io do la parola a un oratore a favore e a uno contrario. Onorevole Castelli, immagino contrario. Prego. Presidente. Colleghi, per favore, al termine di questi interventi ci sarà un voto procedurale, credibilmente. Quindi vi invito a rimanere in aula e a stare in silenzio per far parlare chi sta intervenendo. Prego. Presidente, questa richiesta ci lascia stupiti a bocca aperta, anche se abbiamo imparato in questi anni a non stupirci per niente. Onorevole Castelli, mi perdoni. Colleghi, allora, non c'è interlocuzione tra un collega che parla e altri che urlano. Il collega che parla finisce e poi c'è un altro collega che ha un parere diametralmente opposto e prenderà la parola. A entrambi chiedo che diate rispetto. Prego. Dicevo, Presidente, questa richiesta ci lascia veramente stupiti a bocca aperta, anche se in questi 2 anni ci avete insegnato che voi le cose normali non le fate, che stupite il popolo italiano giorno per giorno. Siamo Onorevole Castelli, le ricordo che lei si rivolge alla Presidenza, quindi... Onorevole Castelli, le ricordo che lei si sta rivolgendo alla Presidenza, quindi quando lei dice voi, Presidente, lei parla con la Presidenza. Perché lei dovrebbe tutelare quello che è il calendario, dovrebbe tutelare la scelta. Onorevole Castelli, io tutelo la sovranità dell'Aula, le sto dando la parola e quindi lei faccia il suo intervento. Se non prego. Mi interrompe, io proseguo nell'intervento. Sì, io la interrompo quando ritengo che sia necessario. Prego. Se potesse aspettare la conclusione, grazie. Siamo assolutamente contrari perché in questo momento, e lo sapete tutti, lo